Ciao a tutti e benvenuti a Caffè Owner Simulator, il prologo ovviamente, non il gioco completo, perché anche oggi sono qui dopo, in realtà è passato diverso tempo da quando io e Lenny Russo, ciao Len. Ciao, ciao ecco, a tutti. C'è anche Len ovviamente, da quando io e Len abbiamo giocato, vabbè, io ho fatto tutto, e lei non ha fatto una ceppa, è stata lì a dire devi fare qui, devi fare, ma diciamo le cose come stanno, che lei è in vocale e sa solo dire facci qui, facci lì, facci su, facci giù, ma faccio tutto io, posso dire. Purtroppo mi spiace. Ma lei si deve anche rimboccare le maniche, mi consenta. Io do consigli. Sì, consigli per gli acquisti, per gli acquisti. Allora, dicevo, è passato diverso tempo dall'ultima volta che abbiamo giocato un simulator io e Len. Sicuramente proseguiremo, perché insomma bisogna continuare a spippolare questi simulator per vedere poi quale è carino anche da acquistare come scacciapensieri, passatempo. Poi c'è tanta gente che è comunque appassionata di questo genere, giusto Len? E poi noi dobbiamo anche trovare Il il nostro nostro, lavoro. esatto. Noi siamo ancora in cerca del posto di lavoro adatto a noi. Forse E questa oggi? catapecchia. Forse questa. Io non so niente di questo caffè Owner Simulator. L'ho pronunciato bene? Owner Simulator? No. Come? Owner, sì. Owner. Sì, Owner, quindi l'ho pronunciato bene. E non sappiamo niente, io perlomeno non so niente, forse Len come al solito si è informata più di me, anche no, appunto, Ma perfetto, queste figure che do per facciamo ogni scontato volta, che sì, come se no, insomma un caffè, insomma, bisognerà caffè, fare il caffè. ma questo Owner Simulator, non l'ha. Owner vuol dire proprietario, quindi noi in teoria siamo, perché anch'io mi metto, ovviamente parlo in plurale, E siamo i certo, proprietari di questo caffè. E dove io quindi lavoro e lei guadagna praticamente, perfetto, ti consenta. facciamo un 70-30 70 a in me, 30 a lei. Come 70? ti pare che ti dà un Ma io 70%? veramente sono senza parole, cioè pensateci voi perché io. Dipendente, cioè. Ma cosa? Ma lasci fare qualcosa dipendente. Io sono uno dei proprietari di questo caffè. Scusi. Tuo proprietario, certo, giusto, vero. Giusto, coproprietario. Vabbè, come no? Allora, questo qui è Come? il prologo. Noi stiamo giocando. Io sto giocando e io sto lavorando su Steam. Quindi, se vi interessa il gioco, vi lascio il link in descrizione di Steam sotto al video. Così come tutti i link di Len, ve li lascio sotto al video, ma tanto ormai la conoscete perfettamente. E se c'è un fantasma qua dentro? No. Ce l'hai l'EMF? Dobbiamo disinfestare anche prima di dobbiamo identificare. metterci. Oh, guarda, non ci scherzare, perché se c'è una sagata vecchia, ci può essere pure il fantasma, Vediamo, vediamo. Va bene. Dette queste quattro scempiaggini, come al solito, le impostazioni noi le abbiamo lasciate così, va bene. Ci sono anche gli scarafaggi, Abbiamo guarda. tolto il V-Sync per sicurezza. Ci sono anche i scarafaggi. Dove stanno i scarafaggi? Vedi, sono cliccati gli scarafaggi. Ah, giusto. Ops. E se Ma li levo? vabbè. Boom, Ah, che boh. esplode tutto? No, vabbè. Prevedo un cataclisma. Non c'è musica, non perché l'ho tolta, ma perché Certo. in questo menu non c'è musica. Quindi cominciamo con nuova partita. Guarda, quello è più grosso il sigaro che lui, un Gli affari andavano molto bene. Mio padre voleva aprire un secondo ristorante nel paese vicino. La metà dei soldi per aprirlo era stata raccolta e aveva intenzione di prendere in prestito l'altra metà dalla mafia locale. Benissimo. Era amico del loro capo dai tempi del college. Beh, certo. Vado avanti, eh. Vado, vado. Le cose stavano andando molto bene. Mio padre voleva aprire un secondo ristorante. Sempre la stessa.
pensavo cambiasse la scritta. Ah, che belle le foto dietro. Molto, è anche molto carina, diciamo, la, il fumettado. Sì, è vero. Oddio. Mio padre ha preso in prestito dei soldi e ha aperto un secondo ristorante. Sfortunatamente si è rivelato non redditizio. Per giorni e giorni ha cercato il motivo del fallimento, ma non l'ha mai trovato. A un certo punto la sua salute è peggiorata ed è finito in ospedale. Vabbè, una storia triste. Mamma mia. Ha Guarda che anche faccia. Il cappello. Guarda che faccia. Quando tornò dall'ospedale iniziò a controllare tutte le bollette che dovevano essere pagate. Capì subito che non sarebbe stato in grado di pagarli tutti. Non ha dormito per quasi una settimana, pensando di chiudere l'attività e andare in pensione. La decisione è stata presa. Dopo un bel po' di alcolici bevuti, però. Bomba, soprattutto. Mio padre ha venduto l'attività, ha saldato i debiti e si è ritirato. Era il mio 26esimo compleanno. Abbiamo deciso di festeggiarlo nel nostro posto preferito. Mio padre ha brindato a me e al suo pensionamento. Successivamente mi ha consegnato una busta. Ho aperto la busta e ho visto un assegno di $50.000. Bello! Ora il tuo sogno è reale, figliolo. Dopo queste parole ho capito che mio padre sapeva... Come per tutta la mia infanzia ho seguito il suo lavoro con occhi ardenti, ero estremamente felice e ho deciso di rilanciare l'azienda di famiglia. Eccola. Ma se l'ha appena chiusa. Ma scusa, te potevi fare affari tua? Infatti, ecco, spendevi qua in un altro modo $50.000 dollari. Ma infatti. Che domo fa? Oh. Lunedì, nuovo giorno, abbiamo già sbloccato una cime, un achievement, business owner. Vadi, legga pure. Allora, benvenuti a Castle Lake. Ho sentito che stai progettando di aprire un ristorante e un motel qui. Se è così è una buona notizia, ma non mi risultava. Vabbè, ok, la nostra città non ha abbastanza posti dove mangiare e divertirsi. Mi chiamo Michael e sono lo sceriffo locale. Se hai bisogno del mio aiuto, puoi sempre chiamare il dipartimento di polizia. Buona fortuna con la tua attività e buona giornata. Benissimo. Allora, però volevo fare una cosa. Scusate, sì, sono d'accordo con te. No, perché la musica la potrei anche... No, vabbè, l'abbasso. Abbassiamo. Perché è un po' troppo alta, così come la senti? Sì, va benissimo. Va bene? Mettila per te, sì, perché veramente dopo un po' diventa assordante. Chissà perché questi giochi hanno sempre la musica molto alta. Va, passo così, vediamo, eh. Ok, adesso va già meglio. Allora, dobbiamo andare al telefono per accedere e per aprire... Ah, per accelerare e per aprire il tablet, premere tab. Ah, Amazon. Ma questo è Amazon. Sarà meglio del nostro. Vabbè. Che dobbiamo fare quindi? Allora, scopri come entrare nel ristorante. Scopri. Però qui c'è un... Aspetta. Ecco. Ah, è là. Presumo che dobbiamo anche buttare la mondezza. Come al solito. Per rimuovere i fogli o muschio premere F1? L'ho scritto F1? F? Ah, mi pareva F. F? Ah, vedi? T'hai visto? Ah, ma non si leva. Lavori, non si lamenti. Scusi. Ma non funziona questo, rastrello è rotto. Guardi. La posso rastrellare? Ciao, Alce. Le corna. Rastrella l'Alce. Cioè, questo è il nostro caffè. Oddio. Oh, mamma. Ma come si fa? Cioè. Aspetta. Okay. C'è un sorcio. Due sorci. I topolini. Ma che topolini? Questi sono pantegane. Ma lei questo rastrello ormai... Ma... Allora, email. Non ci sono mail. Non ce ne sono. Scopri come entrare. Possiamo comprare qualcosa da Amazon. Pronto ad aprire? No. Proviamo.
Ah, va, ma quante cose che ha Amazon. Potremmo comprare questo, ma se non entriamo, dobbiamo scoprire Eh no, come infatti. entrare. Anche perché penso che ci sia prima da mettere in ordine Scopri e come da entrare al ristorante. da accompagnare fuori i ratti, ovviamente, che non è che possono stare lì. Strumenti. Rete Ah, per rete per ratti. ratti. Meno male che li vuole Mop portare fuori. sporco. Ah, lei deve lavorare, eh. Deve lavorare molto. Rimozione dei rifiuti. Quando il tuo cassonetto è pieno puoi chiamare i camion. Ah, quindi bisogna metterli nel cassonetto i Eh rifiuti. sì. Il mio ristorante, niente. Gestione. Vadi, legga lei. Ah, devi anche prendere i dipendenti. Scegli i migliori lavoratori in modo che gli ordini vengano evasi più velocemente e i tuoi visitatori siano sempre felici. La comunicativa influenza è il costo dei pasti. Non so cosa voglia La dire, va bene? comunicativa influenza, il costo dei pass, non Ah, lo so. influenza, la comunicativa influenza il costo dei pasti. Maggiore questo indicatore, maggiore la possibilità che il cassiere offra al visitatore un piatto in più. Ah, vabbè. La motivazione diminuisce nel tempo, a te la scelta, sostituire un dipendente demotivato con uno nuovo o pagargli un bonus per aumentare la tariffa. Tutto ciò influisce sulla velocità di Io lavoro. non regalo niente a nessuno. No, sì, devono Devono lavorare. lavorare. Ecco. Allora, strumenti. Mocio per sporco. Siete sicuri di voler acquistare questo strumento? Sì. Sì, tanto ci Anche questo serve, per i anche lui. ratti. Allora andiamo a prendere i ratti col Allora, i retino. ratti. Proviamo a prendere i ratti con il retino. Ma si può entrare? No. Non si può entrare. Forse. Vediamo se dall'altra parte si può entrare. Ah, C'è una aspetta. scala. Oh, sono Oh. caduta. È perché c'è il retino in mano. È difficile. Forse c'è un buco nel tetto. Possiamo Può entrare, c'è anche una essere. lattina. Aspetta. Oh mamma. E Gli vabbè. passa attraverso. Niente. No, Ah no, sei però pulito. almeno sui tetti non ci sono prese d'aria, non dobbiamo aggiustare il tetto. No. Vediamo se dalla porta che sta qui sul retro possiamo entrare. Là. Ma c'era una porta qua sul retro. Ma sono ventata? Mi sa di no. È interessante perché i vetri sono tutti rotti, ma noi non possiamo entrare lo stesso. Cioè, Magari teoria. dobbiamo spostare quelle assi davanti alla porta? Ma non mi dà comandi. Niente. Ah, guarda, guarda. Corredino, ti è? Oh, No, t'hai visto? vabbè. L'attività è completa. Completato. Lo sai, sorcio maledetto, vieni qua. Non sapevamo neanche che dovevamo farla, sta attività. Va No. bene. Ma scusate, ma come faccio a prendere i sorci? Non è che prima devi togliere le foglie? Perché Guarda, io prima sono già dice che devi stanca, glielo dico. rimuovere. Glielo dico. Che dice che prima devi rimuovere le foglie. Però non lo fa perché? Ma scusi, rimuovere le foglie con muschio premere F e prendere un rastrello. No, capito, ma non. Non va, mi scusi, eh. Clicchi sul tasto sinistro. Sì. Ma tutto. Devi cliccare sul tasto e rimuovere. Sto rimuovendo, ma non. Niente. Vabbè, un po' di erba non ha mai fatto male a nessuno poi alla fine, eh. Facciamo tutto con retino? No, è che se non ce li toglie, mi sa che non ci fa progredire. No. No, infatti. Vabbè. A parte il fatto che ti ha fatto togliere due cose di legno col retino, che non lo so com'è possibile Ma questa cosa. infatti, boh. Però vabbè. Ah, qui è il frigo in cui si può entrare. Devi stare attenta a non chiudertici dentro. Prova con l'altro tasto, magari.
No, dico col rastrello. Ma ah, io stavo cercando di aprire la porta. Oh. Ma non succede niente. Ah, aspetta, guarda. Trova la scatola elettrica nel cortile e accendi la corrente. Allora aspetta. Magari devi fare le cose Stai in fila. Stai per di qua. Eccola. Accendi il generatore. Sì, che sono i fantasmi. Se è Loni. Vediamo se è Loni. Spara flash. E dov'è sto generatore? Il suo scatola elettrica. Senti, hai preso la torcia. Ah, sta lì il generatore, guarda, nella casetta. Oh. Oh. Sembra Dying Light. Strumenti puoi trovarli nel negozio di strumenti nel tablet. Per utilizzarli dopo l'acquisto, apri l'inventario premendo F. E questo l'abbiamo capito. Abbiamo Però... cosa abbiamo fatto? Si sarà accesa la corrente adesso? E penso di sì. Allora, adesso dobbiamo dedicarci alla pulizia dell'aria. Quindi, ipoteticamente parlando, adesso se io prendo... Questi quartieri sono abitati da senza tetto, proprio come ovunque. Di tanto in tanto possono visitare il tuo stabilimento per chiedere soldi, fare del male o talvolta solo per osservare. Come gestirli dipende da te. Vabbè, però rappresentare i senza tetto come gente che fa del male a me non mi sembra una cosa carina. Questo gioco Ecco. poteva evitare. Vabbè. Sì, Ok. vabbè, c'è sempre un capo espiatorio. Adesso funziona il Ok, rastrello, adesso vedi? In funziona, vedi, perché dovevamo fare le cose in fila. grande. Io comincerei da fuori, che dici? Dice? Va Abbiamo bene. cominciato da dentro? No, più che altro perché si stanca a lavorare tutto fuori. Beh, potrebbe anche darmi una mano lei, eh. Allora, io faccio fuori e lei fa dentro. Va benissimo. E quando comincia? Brava. Un po' tolga lei, così mi Vabbè, risparmio il intanto, lavoro. ecco. Allora, presumo che questo invece serva per questa roba. Anche sì, esatto, vedi? No, Ah, questo tutto no. così, Leo. Questo no, Vabbè, ecco. anche il legno, certo. Questo. Vede? T'hai visto? T'hai Va, visto? ma che roba. Va che roba, va che roba. Cioè, con lo spazzolone fa tutto, eh. Ma guardi, i Va, va. spazzolini di oggi sono miracolosi, glielo dico. Roba, va. Oh, dai, ve la azzeccano, eh. Allora, visto che ci sono le Anche il cose carrello. grosse, tutto, tutto, via. Ok. Facciamo una pulizia. Questi? Perché non li prende questi? Il cestino è pieno, devi chiamare per Ah, farti. pensate. Allora. No, qual era? Ecco, Mi sa che è la, tipo la gestione, può essere. No, rimozione strumenti. dei rifiuti. Ah, Ordine. Ok. ok. Adesso quanto ci mettono? No, saranno già arrivati. Sono già arrivati? No. Vabbè, allora dedichiamoci alle foglie adesso. Sono rimasti questi. Ecco. Oh, arrivano. Ecco. Dov'è? Ah, no! Pensavo... Dall'altra Pensavo... parte? Sì, è arrivato da là. Mi consenti? Ma non è che dobbiamo aiutarli, no? Ah, Sono da scusate, ma da soli. lì a qui come ci siete arrivati? Vabbè. Cioè, dall'altra parte. Vabbè. Senti, senti che musica motivazionale. Felice, speriamo che non c'è copyright. Per sicurezza io abbasserei un altro pochetto. Ok.
Tanto la musica non ci interessa, insomma, non è la cosa principale del gioco, la musica, ecco. Un'altra volta? Ah. No, dice solo di rimuovere. Ok. Ma lei sta facendo un dialetto... qua, che siamo saliti di livello. T'hai visto? Applausi. Bisogna fatturare. Fatturare. Yeah. Vediamo se adesso ci fa togliere questa monnezza qua davanti, perché la gente sta male. No. Ma niente, sta roba non... Ma io vorrei capire se sono passati a prenderla o no. Secondo me sì. Temis, che pulizia? Sì. Ci hai messo anche poco, eh. Brava. Va. Qua siamo persone serie, io me do da fare. Si possono togliere. La scala la posso buttare, no? Ma... No, è salita. Ah, ecco, vedi, perché devo pulire il tetto, vedi? Giusto. Che sporco questo. No. No, non mi sembrava il lavoro più... Il lavoro principale, però va bene. Vabbè. Ma neanche quello butta via, neanche la lattina. Vabbè, questa si butta così. Forse però siamo pieni di nuovo, possibile? Forse siamo pieni. Che non capisco dove si legge. Quando sei ecco, pieno. Li vedi? Ah! Ma scusi, ma dall'altra parte non ci passate che ci sta il c'è secchio anche di là, la monnetta. Capito? Coso? Oh! Dica, ma se n'è andato. Come fa di manovra? Si è girato su se stesso. Vabbè. Ma come va? Il cestino è vuoto, ok, quindi... Allora, questi non si levano. Niente. Non si levano, no, infatti. Se allora no. Dobbiamo entrare, dai, cominciamo a pulire il bar. Ma no, correttino. Ma qui c'è da rifare pure tutti i vetri, scusi, eh. Calmo. Oppure li pulisco e lasciamo le prese d'aria? Ma non pulisce più niente. Benissimo. T'hai visto? Prima le foglie. Dici prima le foglie? Sì. Prima i ratti? Ah no, giusto. Magari sì, le foglie poi i ratti. Mamma li sorci. Ce n'è. Ok, non è grandissimo questo bar. No, anzi. Basta. Adesso questo. Secondo me prima i sorci. Prima i sorci? Che voglio vederlo adesso. Ma come vanno lenti? Ce la puoi fare? Ma che? Ma non neanche mi metto giù. Appena in stealth. Vada in stealth. Niente, non lo piglio. Ma si può? Ma guarda quanti so poi! L'ho preso uno? Non credo. Guardi. Ci sono le sfere dove? Di luce. Le sfere di luce. Le vede? Lei, è vero. Guardi se passa nel DOTS. Ma no, sono sempre premuto, tre. Se tieni premuto e gli corri dietro... Ma che cos'è? Per i ratti. Sto tenendo premuto, eh. No, ma è impossibile prendersi i ratti, dai. Allora, le foglie le abbiamo tolte. Ma non possiamo chiamare la disinfestazione? Ah. Oh. Sì. Venite qui che vi catturo. Occhio che il ratto ti chiude dentro. No, qua non c'è niente ancora. No, probabilmente c'è un ordine in cui andare. Quindi adesso magari dobbiamo pulire l'altra roba. Allora, qui però non dice niente. Rimozione dei rifiuti. Vogliamo richiamare per sicurezza? Ma gli strumenti? Seminatore di scarafaggi, trapano, tuta. Retino per ratti, cioè, ma come si può? Quindi quello, il retino ci vuole.
Guarda. Che? Ah, no, paga Headhunter, non si sa mai che magari No, ma non qualcuno che credo viene ad che aiutarti si per vende i allora. ratti. Assumere. Si vende allora. Che fuoco? Che vuol dire fuoco? Non sto capendo. Non Chiarissimo? so se si presenta oggi al lavoro, però vabbè, intanto l'abbiamo assunto, dai. Prova a toccare qualcos'altro col retino, mica che devi togliere, che ne so, il bidone o... No, c'è nient'altro da toccare. Ah, guarda, perché dice 0%? Devi buttarci dentro qualcosa. Ma cosa? Queste sono quelle foglie, abbiamo detto, no? Ma mi sa che noi il bar non lo apriamo proprio, eh. Non riusciamo ad avviare questa attività. Più che un simulatore di caffè, questo è un simulatore di pulizie. Non succede niente. I sorci non li acchiappa, a meno che non sto ferma. Aspetto che passa. E vengono loro. Ah, forse una volta presi nel retino vanno messi nel bidoncino, poveretti. Però mi passano la larga, vedi? Ci sarà C2. Perché lì dice presa, quindi vuol dire che è giusto il movimento. A meno che non lo devi... Ma sta appoggiato per terra se clicchi il No, retino. No, no. fa soltanto il movimento. E allora l'unica è Non mi quella. posso neanche accucciare poi, capito? Non puoi far niente. E non lo piglio. Ma è ridicolo. Posso Vedi dire. su in alto, guarda la barra, quella lì, vedi che è rossa. E prima di arrivare al ratto c'è aggiustare, mi pare. Ah, ecco che è giusto, Quindi scusa, non c'ho non strumenti per vorrei che magari aggiustare. c'è... Boh, fatti un giro, magari c'è qualcosa... Non so, alle finestre. Hai pagato gli stipendi dei dipendenti? Senza che fanno una ceppa. Non fare cose. Boh. Non so. No, non c'è niente qua da riparare. Questi non si levano. Questo non si leva. Qui non c'è una ceppa. Ah, Ah, io perché non. vedi? Vedi, qua c'è scritto pulisci tutta la spazzatura fuori e dentro l'edificio e siamo a 90 su 130. Quindi Ho capito, ma deve togliere non il si resto toglie della più il spazzatura. resto della Lo spazzatura. so. Per esempio, questo si dovrebbe togliere, no? Non lo Non so. si toglie, questo si dovrebbe togliere, non si toglie. Signora Alci, mi scusi, non ci posso arrivare all'Alci. Neanche per strada. È tutto bello pulito. Primo le foglie in muschio, premere F. Forse non abbiamo finito di togliere le foglie? Dobbiamo andare in ordine. Ma no, ce l'ha tolto. No, quello delle foglie è Ce l'ha finito. tolta la roba. Ci vuole proprio l'immondizia che però non sta, non toglie quella che è rimasta. Quelli lì li abbiamo chiamati, giusto? Quindi il cestino Sì, dovrebbe adesso è essere vuoto. vuoto. Non ci abbiamo messo più niente. Non ho idea. Ma tablet. Carte da parati. Frigorifero. Sì,
sì, questa poi sarà da ordinare. Carte da parati. Che carine. Ma che roba. Questo è Death Stranding. Ferruccio. Ma questi mi sa che sono immagini di Windows. Posso dire. Sceglierei questa. Non so se è New York. Ma si può già mettere? No, no, non credo. No. E non so che dire. Rimozione spazzatura, gestione. Ma non c'è tipo un coso dove andare a leggere come si gioca? Ah, dici nel menu proprio, dici? Eh no, penso che questo sia proprio il tutorial. Pronto ad aprire? Per aprire un ristorante aggiunge al menu un minimo di 5 piatti. Attenzione! Oh! Solo col mouse! Solo col... Passato il ratto. Dai, allora. Sì, andiamo avanti così togliamo tutto e arriviamo a 130. E poi dopo, secondo me, puoi prendere i ratti. Magari i ratti se ne vanno per conto loro, visto che la mannezza poi non ci sarà più. Sì, ma... Vabbè. Prima funzionava con lo sgommarello lì. What? Oh, vabbè, signora, non è aperto. Abbia pazienza, cioè si vede. Senta, buon uomo. Va di lei. Allora, boom, la notte era fredda, non ho più niente che mi tenga al caldo, dammi dei soldi, compro qualcosa da bere. Ma dove? Ne ho davvero bisogno adesso, se non me lo dai ti rompo i vetri e ti butto la spazzatura addosso. Tieni, vadi via, grazie, mi butta la spazzatura addosso. Abbiamo dovuto anche pagare. Ok, qui è tutto fatto. Mancano quelle fuori, mi pare, 23, quindi ne mancano 7. Allora, ci stanno quelle qua giù. Sì. Oh, corre pure questo. Allora, quanto è sportiveggiante sto ragazzo. Oh no. Mazza quanto si riempie subito sto coso. Ma che bidone è? C'è un sacco di monnetta qua in giro. No, abbiamo... Eccolo qua. Soldi, No. I 15 siamo dollari messi, al signore che ci voleva buttare la mondezza addosso. Ma poi dove la trovava che l'abbiamo tolta tutta? Io non so. Ma... Però io lo lascerei fare la prossima volta, perché mi piacerebbe vedere se butta la mondezza. Mo vediamo quando ritorna. Ok. Oh. Olè, tutto pulito, te vist? Mancano 3, 4, quanto manca? Sì, qua 3. dietro. Ma questi devo togliere? No. No. Qua. Oh, l'attività è completata. E adesso dobbiamo prendere i pompini. Dopi? Sì. E mo saranno violenti perché non c'è la mondezza, che dici? Ma perché adesso è ora di fare questo lavoro, quindi sicuramente ce la farai. Venite qua, sorci del piffero! L'attività è completa. Ma qui li avevo presi, non me ne ero accorta. Si vede che li hai presi. Ripristina tutto ciò che è rotto. Te vist? Allora, per riparare le parti dell'edificio, puntare sulla parte danneggiata e premere E. Oh... Mantieni il tuo edificio in buone condizioni in modo che i visitatori abbiano una buona esperienza e lasciano una recensione positiva. Ok, quindi così e premo esatto. E. Ah, ci devo mettere proprio. Vist. Che lavoro. Guardi. Mamma mia. Devo dire che come restauratore ho un lavoro assicurato, Questo è stato il signore di prima che ha spaccato tutti i vetri. Certo, se viene adesso me lo dovrebbe un po', eh. Infatti. A spaccare i vetri, dico. E so giusta.
47 cose da aggiustare, mamma Mamma mia. mia. Allora, penso che i vetri bastano. I vetri dovrebbero essere a posto. Sì. Ok, poi Ok. vediamo un po'. Finestre, tetto, blocchi di Ah. fondazione pure. Che senso? Addirittura. Non so cosa sono i blocchi di fondazione. Però andiamo sul tetto. Come life is Ma strange? No, vabbè. speriamo di no. Come vedete c'è Vedere anche la compilation. Se vi interessa la musica. Oh. Vai su, Ciccio. Ciccio, vai. Oh. prima è Ecco, cate andò vedi? da scuola. Ah, c'è proprio col martello, Te addirittura. vis! Vabbè. Una martellata di qua. Una martellata di là. Ti è. Va. La. 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 Ma questo che cos'è allora? Il Ah, quello è comignolo? boh, tipo un comignolo. Boh. Sembra una lattina. Mi sembra una lattina. La. Ma facilissimo, La. Ah, guardi. guardi, io non glielo volevo dire, ma mi ci chiamano anche all'estero per fare queste cose. Immaginavo, immaginavo. Beh. Tipo in Inghilterra sicuramente. A voglia. In Inghilterra poi, cioè, mi chiamano proprio a rotta de collo. Anche per tagliare i prati, mi Sì, ricordo. beh, poi c'è. Mai sanno chi so. No, aspetta. Ecco, te visto che Oh, era la era lattina? una lettina. Non Eh? so chi l'ha lasciata su, però. Lattine con Ah, ricompensa. Vai, ti legga pure. pensa, periodicamente puoi trovare lattine di metallo. Aprendole ti darà un premio. Ti darà, italiano loro, un premio in denaro casuale e punti esperienza. Le lattine possono essere trovate a tutti i livelli di gioco. Teis, vabbè. Quindi adesso ti ha dato un premio. Vabbè. Ok, quindi quanto manca? 27. Ah, ecco cosa sono i blocchi di Lei fondazione. ha capito? Io l'avevo capito, ma lei non ha capito, perché io Eh sono no, non esperta di avevo. questo. Io questo Lo lavoro lo so. faccio Lei è bravissima, è nel proprio. mondo proprio lo faccio. Nell'edilizia la A conoscono. voglia, cioè, mi conoscono tutti. Non so a chi dai, non so a chi dai resti per farsi i lavori, che so di precisione poi, proprio, vedi? Ma poi guarda che stai prendendo la mira e poi Sì, poi lanci. la La. va. Ecco, volevo essere sicura, decentrà. Precisione che la contraddistingue. Ma io fatturo, io fatturo. Bisogna fatturare. Sotto la scala no, qua. Qua. Ok. Mancano Là. sette. Diamo una controllatina a tutto il perimetro. Eccoci qua. Eccoli. Tevis, da qui lei deve sapere che sono i tre disorci, ma capito? Adesso Questi che li prenda la chiudiamo. rincorsa. E poi pianto, butto il. Aspetti, ecco, ti vis? Ti vis? Guardi che precisione, Perché prende le misure, eh? Eh sì, bravissima. devo prendere le misure al millimetro proprio. Aspetti, guardi, eh? La. Ti vis? Altri due. Non so se ha famo essere precisi come quegli altri, però io ci provo. Ti vis? Siamo anche saliti di livello, congratulazioni. Grazie, grazie, grazie. Thank you, thank Dipingi o tappezza le pareti, adesso possiamo comprare you. la carta. Oh, allora. Relax e chill, rilassatevi, mentre noi adesso facciamo, trasformiamo queste pareti. Apri tavoletta Amazon. Andiamo su Amazon, dai. Tavoletta Amazon. Cioè, dobbiamo fare adesso. Tappezza le pareti. Arredamenti. Prima dobbiamo fare le pareti, quindi arredamento. Muri, no, muri. Guarda, è in milanese l'arredamento.
Dove sta? Dove sta arredamento? Su in alto, Arredamento, c'è un arredamento, perché qui bisogna mettere un arredamento adatto. Vada, vada con la carta da parati. Schifo la carta da parati, posso dire? Allora, ecco. È bellissimo il muro. Questo so così o questo soldi. Così? 5 dollari costa. Non credo tutto, dici tutto? Proviamo, dai. Cioè, ma siamo rimasti con 8.000 dollari. Stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. Provi, provi. Provi. Quale vogliamo quale prendere? Quale le piace? Ah, a me più grezzo è, più è bello. Questo? Sì. Vede che sono a pezzettini. Quindi, vada, vada. Vabbè, 5 dollari. E dai, dovremmo farcela. Tutto a martellate prende lei. Ma la vita bisogna prenderla a martellate. Capisce? Ma anche il soffitto si può far così, dice? Sì. No, soffitto non no. Non ci arriva. Non ci arrivo, è troppo basso. Però, però potremmo fare una parte così e quest'altra parte in un altro modo. Giusto, giusto. Secondo me dice? Il muro, anche il soffitto con lo spazzolone ci arriva. Ma cosa? No, allora aspetti. È ben strano. Allora, innanzitutto, gli do fuoco a questo perché sappia i soldi così. Ah, uffa, ma ciuccia tutto. Oddio, vuol dire fire, che significa licenziare, ma dai, ma per favore, ma chi ha tradotto questo gioco? Qualcuno di molto avvezzo. Ecco, da questa parte ci vorremmo mettere la carta da parati. Guardi le sfere di luce. E che carta da parati ci vogliamo mettere? Dalla parte delle finestre. La stanza elegante. Elegante? Beh, per elegante le cose. No, te lo so. Sono un po' tutte ho la più pallida idea. Sono un po' tutte pacchiane. Mettiamo il bianco. Ma è pittura. Ma si può pitturare lì? Sì. Devo centrare. Ma è pittura o è carta da parati? Non ho capito. No, è pittura. Ok. Te visto. Allora con quella secondo me puoi fare il soffitto. Il soffitto lo puoi fare soltanto con il rullo, probabilmente. Lei dice? Perché in effetti non è che puoi metterci il muro... Sfera di luce. C'ho l'incubi. Ah, qua non si può mettere. Qua non si può fare niente, vedi? Qui invece possiamo... Però scegliamo un'altra cosa, mica tutto uguale. Sì. Scelga un altro colore. Allora. Non abbiamo speso neanche tanti soldi, ma che roba. E perché carte da parati ci dice così? Scusa. E Amazon. Qui come vogliamo fare? Sempre rustico? Andiamo sul rustico? Però invece che così facciamo così? Sì. Cambiamo così. Sì, metta... pure così, bello, belli. Bello. Sì, sono belli tutti. Questo o questo? Quello lì, vada su quello. La. Te. La. La. Tevis. Tevis. Capolavoro. Adesso? Il soffitto, però. Invece il soffitto lo lascia così. Tre rilevatori di fumo. Ah, sempre giusto. Su Amazon. Rilevatori di fumo. Dove sarà? Sarà tipo giù. Soffitto. Ah, no, il soffitto è diverso dagli altri, te capì? Mi te capì, tu? Beh, altro, capì? Vada su altro. Eccoli lì, rilevatori. Ecco qua. Tre, dobbiamo... Sì. Tre,
tre rilevatori di fumo. Ma qui ci metterei la. Oppure la cucina la mettiamo per di qua. No, qua ci mettiamo a mangiare. Eh sì, forse è meglio metterla vicino al frigo, la cucina. La facciamo. Boh, qua. Ok. Ah, un po' più lontano, cosa lo mette vicino? Ma Lì è già insomma, ma guardi rilevato. lei, ma io non so. Qui Ne che se metta uno qualcuno piglia qui fuoco, lo e poi sappiamo uno nella stanza subito. di là. Sennò qua se prendono fuoco non lo sa nessuno. Completata. Oh, bravo. Adesso relax e chill, rilassatevi con Cozy Vives. Vives. Almeno Adesso. 5 voci al menu, quindi dobbiamo scegliere il menu. Che non abbiamo manco la cucina Ma ancora, senza dobbiamo scegliere. tavoli. Ma menù. Pizza ai peperoni, paese della pizza, pizza ai quattro formaggi. Questa, Wow. carbonara, assolutamente carbonara. Ma la carbonara sulla pizza, però, mamma mia. Ma chi se ne frega, però. Ma come fa? Ah, la metto qua. Pizza alla Ah, carbonara, perfetto. Il ok. sushi. Filadelfia. Vabbè. Sushi Philadelphia è speciale, ve lo dico. Il sushi costa Incredibile. pure meno della pizza. Sushi formaggio, La sushi. lasagna. La lasagna ce la mettiamo pure. Poi che La vogliamo carbonara mettere? c'è proprio la pasta carbonara. Pasta alla carbonara. Allora, leviamo la pizza, la carbonara che fa cagare. Scusate. Meglio la pasta, la carbonara. La metterei anche a 10 dollari perché insomma, vero? Anche 15, sì. Sì, no, esageriamo perché già siamo sul giallo. La lasagna a 5 dollari è un po' poco. Il sushi dovrebbe costare 10 dollari. La lasagna, infatti, aumentiamo 8. E paese della pizza. Chissà cosa vuol dire il paese della pizza. Purè di patate. Buono, lo metto. Ecco. Ok. Fatto. Adesso? Vediamo se ce la dà per buona. Ok. Ora ordiniamo il cibo. Ordina gli alimenti dal menù e poi mettili nel congelatore. Ok, ah, Cioè, quelli che ma... ti No, servono sono già segnati. Va, che bello. ma aspetta. Questo vuol dire che io devo cucinare la carbonara. Eh beh, certo. E come ti dicono loro, la devi cucinare, Madonna. che probabilmente sarà sbagliata. Se avete acquistato per errore una scatola di cibo e non ne avete più bisogno, potete smaltirla nel grande bidone sul retro del ristorante. Ok. Boh. Cioè, io ho scelto i cibi più. Sì. Che è? L'aereo che ce lo manda. Che ci Mancano lancia la due. roba. Basta? Mi pare che ci sia tutto. Hai acquistato una scatola di generi alimentari. Grazie, certo. Quindi è tutto nel congelatore già? O devi andare? Prova a entrare nel Ah, mettili nel congelatore. congelatore. Ah, aspetta, che mi hanno fatto? Che mi hanno. Che Ah, c'hanno. no, Ma. sì, ci hanno consegnato. No, vabbè, con l'aereo ce l'hanno buttati. Hanno buttati così proprio. Guarda, menti di Vabbè. formaggio. Cioè, devi proprio fare tutto tu, fantastico. Ma cosa fantastico, mi dia una mano. Lei porti dentro i cartoni che No, siamo poi. rimasti chiusi. Ah, porca puzza, il congelamento. Mi sto disidratando. Ma Ma uno per niente, uno per volta. volta, cioè vabbè. Mamma mia. Eppure Sì, ma sta porta perché non rimane si aperta? chiude. Ma mi scusi, ma porti tutte le scatole qua davanti e poi le impila Eh dopo. sì, che faccio? Le prendo 5.000 volte le scatole. Vabbè, così è lunga. Non so, se me lo diceva prima. Se me lo diceva prima. Ma tu dimmi che servizio di me. Ma perché non consegnano dentro? Io boh. Sì, infatti, portava tutto dentro. No, ha buttato dall'aereo. Dall'aereo poi buttano la roba da mangiare. Io boh. Mo se viene il signore lì che ha chiesto 15 dollari, si frega pure tutto. Sì,
si frega tutto. Cioè, posso dire? Dobbiamo fare in fretta. È tardi. Ma poi vorrei capire, cioè adesso tutto dentro le scatole, quando devi cercare gli ingredienti devi aprire ogni scatola per guardarci dentro. Presumo di sì. Ma le stai mettendo tutte sullo stesso scaffale? Sì, io vado lì davanti e lui posiziona, vedi? Ah, sono lì, ah ok, pensavo tutti su uno. Smista lui di suo. Certo, se potevo prendere almeno due, vero? Meno male che il personaggio è abbastanza veloce, per cui si fa presto, però insomma... E ci sono io che ti aiuto. Bella rottura. Sì, lei, aiuta lei. Lei non sta facendo niente, poteva almeno cacciare i sorci, io dico. Oh, io con i sorci al massimo ci potevo fare amicizia. Ecco, appunto. Ma io boh. Che qui c'è il punto interrogativo, boh. Perché è rimasto il punto interrogativo? Non lo so. Oh. Prese. Alcune apparecchiature richiedono un collegamento a una presa elettrica. Acquistare e installare punti vendita. E punti vendita. E quindi collegare ad essi l'attrezzatura necessaria. Altrimenti non potrai evadere gli ordini dei tuoi visitatori. Ma scusa, devi acquistare dei punti vendita. Tanti punti vendita. Ma saranno le prese? Le prese? Sì. Le prese e collegare le apparecchiature. Ma, boh, vabbè. Le prese, sempre da Amazon? Sì, eccole qua. Sì, esatto, quelle. Mettine un po' a caso. Ma anche nel frigo dobbiamo metterlo. Ma che, davvero? Congelo? No, nel frigo no. No, no. Io lo metto in basso, eh. Sì, sì. Quante dobbiamo mettere? Basta, credo. Devi collegare le apparecchiature adesso. Ah. Oh, c'è un ratto! Fatto entrare? Ma no, cioè, ho capito come ha fatto entrare, però cosa è venuto a fare? Guarda che ti do il fantasma, eh. Allora, le apparecchiature le dobbiamo forniture, fatture, gestione, Amazon, no. Credo sì, Amazon. Allora, dove stavano? Giochi, cucina, ecco. Per esempio, questo che cos'è? È l'unica che possiamo prendere. Beh, questo qua sì, è il bancone, credo. Da lavoro. Però questo deve stare rivolto verso di noi, quindi io prenderei prima questo. Q e per ruotare. Va. Ma che roba. Non puoi metterli. Così? Ok. No, c'è elettricità. Muoversi, potenzia, vendi, muoversi. Dici che non c'è elettricità? No, ma perché credo che questa qua non vada collegata. E allora dice che non c'è elettricità, vedi il simbolo. Ma quello muovi. Vuol dire? Sì. Forse deve stare sopra? Leggermente sopra? Certo che... Noi proprio, Cosa c'è scritto lì in mezzo? Aspetta. Sotto il lampo. No, mo non me la fa proprio mettere. Ah, ok. Potenzia, vendi. Potenza. Potenzia. Potenzia c'è scritto. Sì. Allora forse quello serve poi per potenziarlo dopo.
Non ne ho la più pallida idea. Ah, guarda, metti un registratore di cassa. Dovrebbe essere... Ah, ecco, cassieri. Essere... Ecco. Non disponibile. Ah, hai visto? La cassa è proprio... Mamma mia, quanto è grossa. Facciamo anche un girello. La cassa dove la vogliamo mettere? Qua? Sì, va bene. No, di qua, perché se qua cuciniamo, mettiamo di qua. Sì, perché la gente ci deve fare la fila poi davanti. Siamo qui? Ma c'è la corrente pure qua? No, penso che quello voglia dire potenziare, non credo che manchi la corrente. E poi? E un tavolo da cucina, un forno e un frigorifero. Un tavolo da cucina? Che credo sia il primo. Esatto. Oh, madonna, come tremo tutto. Passo, mette proprio a caso io. Poi un forno, ma sì, un forno. Poi magari li spostiamo. Forse quello forno... l'abbiamo già messo. Non è quello che abbiamo già messo il forno? No. No. Un frigo? Che ha detto? Okay. Un frigo, sì. Questo. La frost, sì. Vabbè. Tiralo però magari quello. Ah, sì, è vero. Allora, no, stava già girato bene. Ah, ma perché tu vuoi lavorare da dietro? Ah, beh, quindi... sì, giusto. No, questo però deve stare a vista. Sì. Mamma mia, trema tutto, poveretto. E poi? Ok. E poi, allora, un tavolo da cucina, un forno e un frigorifero. Allora quello non è un forno, c'è da prendere un forno. Un forno. Questa è una cappa. Ah, giusto, c'è anche la cappa. Questo qua cos'è, un lavello? Sì. C'è il signore. Oh no, è tornato. Mi consenta, noi siamo qui appena arrivati. Sì, $50. Questo è diventato... Oh, che sei arrabbiato. Vediamo cosa combina, dai, lascialo perdere. Vedi però che dice, posiziona le prese e collega le apparecchiature ad esse. Premi LMB mentre miri all'apparecchiatura, seleziona l'icona del cavo, quindi collega. Ah, c'è allora un cavo. Devi premere LMB. Sì, capirai, ma ognuno fa fare la gincane. come faccio? Ma il cavo si compra? Mentre miri all'apparecchiatura. Ah, devi selezionare l'icona del cavo, che è quella in mezzo, forse. No. Corredino. Colleghiamo corredino. Non capisco. Beh, allora, siccome è passato già tanterrimo tempo, io direi... Abbiamo fatto un po' di cose, abbiamo lavorato tantissimo. Sì, abbiamo fatto un po' di cose, diciamo che per l'installazione, insomma, per l'arredamento e tutti gli accessori, eccetera, ci vuole molto tempo da quello che abbiamo visto, e avendo ordinato il cibo, tutti i vari cibi, penso che poi alla fine ci toccherà pure cucinare. Sì. Vi toccherà anche cucinare, perché noi invece lasciamo bellamente tutto così, diciamo che abbiamo fatto solo le pulizie, in un'ora abbiamo fatto solo le pulizie, però a noi ci sta bene così, era giusto per vedere di cosa si trattava, però... Diciamo che
Non è male, una volta che uno ha sistemato bene e messo tutto quello che serve, poi ci dovranno essere anche i tavoli dove la gente si siede, io li metterei qui, in Lo puoi panoramici. fare proprio come vuoi tu, Sì, insomma, infatti. Sì, non è male, non, cioè non deve essere male come gioco, ecco, un passatempo di quei schiacciapensieri che no, tu te metti qui e sì. servi ai tavoli la gente, oppure servi la gente che viene a chiederti un trancio di pizza alla carbonara. Io me la mangerei lo stesso, però Avrei voluto meglio la vederti pasta. cucinare la carbonara. E no, non c'è stato tempo, non c'è stato tempo. Tu cosa ne pensi di questo gioco? Ti No, piace? è carino, è molto, diciamo che devi proprio fare tutto, dalla A alla Z, Eh sì, quindi quindi ci vuole ci tempo. vuole un po' di tempo, Eh sì, certo. eh sì. Va bene, allora, detto questo, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Ricordatevi che se vi siete, beh, se si chiama Broia, se vi interessa il gioco lo trovate su Steam, il link vi ricordo in descrizione sotto al video. Io ringrazio Len per avermi fatto compagnia e avermi detto come si acchiappano i sorci. Ecco, non ho fatto Grazie a te, niente, grazie. di solito non ho fatto niente. E ci sentiamo la prossima. Che? Stavo ridendo. Ah. Passato anche l'alce nel frattempo. Sì, è passato anche l'alce. Comunque, restaurato fa la sua porca figura, eh. Io fa vedere, cioè, tutta manodopera mia, però, eh. Mia. T'hai visto? Ecco. E niente, allora, noi vi salutiamo e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao!